Ragazzi, buongiorno! E prima di iniziare con questa nuova avventura, con questa nuova miniserie, sigla! Oh, eccoci qui a fare uno dei nostri video veramente di nicchia. Infatti, oggi facciamo un video molto ibrido che è a cavallo tra il mondo dei droni stabilizzati, quindi della DJI, come ben sapete è praticamente il monopolio del settore, e il mondo dei droni FPV, per il quale io ho una grande passione, come avete potuto intuire in questi anni. Diciamo il mondo del settore dei droni che più mi affascina e più mi diverte, appunto per la tipologia di droni e la tipologia di pilotaggio. Come sicuramente avete visto dal titolo della miniserie, che probabilmente, ancora non lo so, ma probabilmente dividerò in tre episodi, se non di più, per non caricare troppo diciamo, per non rendere il video troppo pesante. Oggi siamo alle prese con una Vata, uno dei droni che avete già visto sul canale. Vi lascio il link, magari vi faccio comparire la scheda, non mi ricordo da che parte, di qua o di qua. La scheda per vedere come smontarlo, per pulirlo, perché naturalmente quando uno ci va a volare nell'erba fa praticamente il giardiniere, quindi si trova il drone che diventa completamente verde. E detto questo, la miniserie parlerà della conversione del drone con la scocca in plastica in un formato, diciamo, un pochino più serio, anche se comunque rimangono tutti i limiti che questo drone possiede, a differenza di un drone d'FPV serio, diciamo vero, autocostruito. Per fare questo, ora facciamo un piccolo unboxing, anzi in realtà il pacchetto è già stato depredato da mia figlia, che ha rubato la caramella che mi è stata messa all'interno del pacchetto. Però vediamo un attimo cosa comprende questo pacco e cosa troviamo all'interno, quello che ci serve per fare questo lavoro. Tutto il materiale di cui avremo necessità per trasformare questo piccoletto in qualcosa di un pochino più serio, un pochino più grande come dimensione, mi è stato venduto dallo shop online di Farin's Frame, che vi lascerò naturalmente il link, sia lo faccio comparire magari in sovraimpressione, sia lo metterò in descrizione. Una nota di merito a questo shop online, perché a parte comunque super fornito, prezzi abbastanza vantaggiosi, soprattutto se prendete determinate offerte, e c'è tutto quello che vi serve sia per il mondo dell'FPV, ma anche fuori dal settore dell'FPV, quindi droni diciamo un pochino più commerciali. Detto questo, ha un ottimo servizio di vendita di frame per droni d'FPV con delle soluzioni ideate proprio da loro. Quindi non sono cose che trovate sui siti cinesi tipo AliExpress, Banggood, con una qualità del carbonio veramente eccelsa. E inoltre una nota di merito ad Andrea, perché è il referente a cui mi rivolgo sempre quando faccio degli acquisti, quando ho delle domande da fare, che è super disponibile, risponde all'istante e comunque chiarissimo, cerca sempre di venire incontro alle problematiche che magari un acquirente può avere sia in prevendita che in post vendita. Il pacchetto, come vedete, è già stato aperto perché mia figlia l'ha depredato. Infatti, mi avevano messo una caramellina di Lupo Alberto all'interno della confezione, e come potete immaginare, è già sparita. Mia figlia se l'è mangiata subito. Comunque, vediamo cosa c'è qui all'interno. Allora, carta, l'imballaggio. Ah, poi Andrea, guarda, mi ci ha messo due lipo bag. Avete presente le sacchette ignifughe che si utilizzano per trasportare le lipo, soprattutto nei droni di FPV, ma sarebbero consigliate da utilizzare anche per le batterie dei droni, diciamo, smart battery, e sono molto capienti. Ci vanno diverse batterie qui dentro e sono marchiate proprio da Farin's Frame. Beh, molto bellina. Questa la metto nella mia sacca da FPV e me la porterò sicuramente dietro. Una, e qui ce n'è un'altra. Poi vediamo cos'altro c'è. Allora, qui c'è un pacchettone un po' più grosso che penso contenga tutto il necessario. Allora, qui cos'è questo? Ah, questa è una fascia, penso che sia una strap, una fascia da mettere sugli occhiali. Sì, queste sono ben due strap per i goggles. Quindi suppongo che queste con l'aggancio così possano andare bene ai Googles 2 o agli Integra. Poi le proverò, le monterò sui miei. Dove ce l'ho? Ce l'ho nella borsa. Cos'altro c'è qui? Ah, ma qui ce n'è ancora un'altra.
Qui c'è altra roba. Cosa sono? Ah, queste sono altre due fasce con il silicone dietro per non farci muovere. Penso siano sempre per gli occhiali, ma in questo caso probabilmente vanno sui goggles V2, V1, diciamo quelli di prima generazione. E ce ne sono ben due. Ah sì, è vero, perché ci sono anche i gancetti da montare al posto delle fettucce originali. E poi mi facevano proprio comodo perché questo qui del cliente si sta leggermente strappando qui, e quindi sì, faranno sicuramente molto comodo. Uno la regolerò al cliente, che sarà entusiasta. E queste sono le cose che io praticamente non avevo ordinato, è un regalo che mi ha fatto la Parents Frame. Allora, vediamo cosa c'è qui. Allora, qui c'è la scatolina del telaio, che la vediamo nel dettaglio. Qui ci sono i quattro motori, che sono dell'Axis Flying, dovrebbero essere i 157/2 da 3750 kW, che sono motori per eliche da 3,5 pollici, che sono queste qui che ho acquistato naturalmente, due pacchetti, perché le eliche originali non andranno più bene, che sono più piccoline. Allora, tiriamo fuori tutto ciò che ci serve, facciamo un po' di ordine. E apparecchiamo il tavolino. Ora cambio l'impostazione della telecamera e vediamo dall'alto il contenuto di queste cose che mi sono arrivate. Buona visione, restate sintonizzati, vi preparatevi un bel caffè perché l'intervento è abbastanza lungo. Anche il telaio, come vedete, che c'è scritto upgrade Avata 3.5 pollici, è il frame kit, è della stessa ditta dei motori, l'Axis Flying, che utilizzo anche il loro flat controller di questa marca perché mi ci sono trovato molto bene. Ne fanno uno impermeabile, l'Argus Pro, che utilizzo nel drone che solitamente utilizzo per volare sul mare o sul lago. Ora, se mi casca nell'acqua di mare fa danni lo stesso, ma con l'acqua dolce il fatto che sia impermeabile, che abbia una specie di case che protegge tutta la parte elettronica, è sicuramente vantaggioso. Allora, apriamo il pacchetto e iniziamo a vedere il contenuto. Allora, innanzitutto in dotazione ci sono anche delle eliche. Io qui ne ho presi altri due pacchetti perché comunque un drone da FPV ha bisogno di un po' di eliche di ricambio. Questi sono alcuni standoff e alcuni pezzettini per montare le antenne. Qui c'è un eventuale supporto per installare una GoPro. E poi qui abbiamo tutti i cavetti e i termorestringenti, i biadesivi e quello che ci serve per fare delle modifiche al connettore della batteria, perché bisognerà usare il saldatore. Qui abbiamo una prolunga per il connettore USB, come potete vedere, per posizionare un posto migliore, altre viti, standoff e qualche stampa 3D. E qui abbiamo la piastrina di alluminio anodizzato per il raffreddamento, che contiene il logo e serve anche per fare un po' da isolante contro eventuali cortocircuiti, perché come sapete il carbonio è un materiale che trasmette molto bene la corrente, cioè non è che lo trasmette molto bene, però è un pessimo isolante. Poi abbiamo i duct, che sarebbero i tubi, tra virgolette tubi, comunque le protezioni per le eliche, e come potete vedere rispetto al drone, ora ve lo mostro, rispetto ai duct originali sono un pochino più grandi, perché infatti le eliche passeranno da 3 pollici, che sono quelle originali, a 3.5. E poi oltre ai duct abbiamo il vero telaio, di cui abbiamo la parte centrale e questa è la parte, diciamo, inferiore, dove andrà montato in questo modo. E infatti qui, come potete vedere, c'è il punto dove posizionare la VPU, il sensore per il posizionamento visuale. E appunto noi andiamo a creare un drone con tutte i vantaggi che può avere l'Avata, quindi GPS, al volo stabilizzato, ritorno a casa automatico, tutte queste cose qui un po' più da principiante, e in più avremo però delle prestazioni migliori perché i motori sono un pochino più spinti e le eliche sono un pochino più grandi. Sicuramente avremo un po' di svantaggio per quanto riguarda l'autonomia, perché i motori consumano leggermente di più degli originali, sono un po' più tirati, però in un drone del genere solitamente si pensa più alle prestazioni che all'autonomia. Se pensate ai droni
FPV, tipo una cosa del genere. Questo qui è uno dei miei, diciamo, dei miei droni a Seychelles, e questo qui la batteria dura un paio di minuti, 2-3 minuti. Difficile arrivare di più se uno inizia a volare e a fare qualche capriola come si deve. Allora, vediamo anche il contenuto delle scatoline dei motori, che è abbastanza semplice. Abbiamo qualche adesivo, come quelli che ho attaccato io qui sul mio soldering pad. Le viti, che sono sia per avvitare le eliche sia per avvitare il motore. E il motore, che ora ne apriamo uno e ve lo mostro. E qui c'è il motore, che è anche molto carino, ben fatto, perché questa è un'azienda che fa roba di altissima qualità. 170, il motore, la sigla è 175-2. Ora credo si riesca a vedere male, perché la lente che ho sopra è una lente grandangolare, non adatta a fare macro. Questi motori sono da 3750 kW. Cosa significa questo valore? Non entrerò troppo nel dettaglio, ma indica i giri al minuto. Per informazioni più approfondite vi invito a partecipare ai corsi che tengo molto spesso qui nella zona di casa mia, dove facciamo degli incontri con persone esperte e non esperte, dove si parla appunto delle architetture e delle strutture dei droni. Naturalmente di questi motori ne ho presi 4, perché andranno ad essere sostituiti tutti e 4 i motori del nostro Avata. Interrompiamo qui il primo episodio. Vi invito a rimanere sintonizzati, così potete vedere anche i successivi episodi che usciranno sul canale. Penso con la cadenza di uno ogni 3-4 giorni, una settimana, dipende quanto riesco a registrarli. Sono sicuro che chi si è approcciato a questo mondo, magari proprio passando dal DJI Avata o anche dal DJI FPV di prima generazione o anche dal DJI Avata 2, Avata, dir si voglia, penso secondo me sia uguale. Sono sicuro che loro riterranno questo video molto interessante, perché appunto riusciremo a tirare fuori il massimo che si può ottenere da un dronettino del genere, a differenza magari di altri droni della DJI che purtroppo sono super non sono per niente personalizzabili. Uno ci può mettere il carrellino d'atterraggio, ci può mettere la skin sopra, quindi gli adesivi sopra, ma alla fine non può modificare nemmeno una vite, perché sennò non funziona. In questo caso sono riusciti a creare questi telai, questa ditta è riuscita a creare degli accessori, degli upgrade veramente validi rispetto a tanti altri brand, e quindi ripeto, sono sicuro che qualcuno di nicchia di questo settore apprezzerà e magari lo potrà utilizzare anche come tutorial per seguire personalmente il tutorial e fare la modifica per conto suo. Vi lascerò comunque link dei prodotti da acquistare giù in descrizione. Non ho nessuna forma di collaborazione con Farin's Frame, sono un cliente come tutti gli altri, ho gli stessi prezzi di quegli altri, però sono convinto che un'azienda italiana in un settore così di nicchia come quello del mondo dei droni, soprattutto quello del mondo dei droni degli FPV, deve avere un bel coraggio per lanciarsi in un'attività del genere, ripeto, in Italia. Lo dico da imprenditore, lo dico da commerciante, da ex commerciante, e quindi capisco le difficoltà che può avere. Quindi un grande in bocca al lupo ai ragazzi di Farin's Frame, e restate sintonizzati, e come sempre, buoni voli!